Eccoci tornati su Palworld. Allora, praticamente per quanto riguarda la base, stiamo messi un pochettino meglio. Ci mancano un po' di strutture, ad esempio il ranch, che tra l'altro non riesco neanche a vedere. Ranch, tra l'altro si potrebbe fare anche questa qui. Per ranch ci manca la fibra. E per questo qui ci vogliono un casino di lingotti di metallo, ok. Allora, intanto qui stando un attimino a farmare, ho cominciato a rimettere, diciamo, le strutture che avevamo anche nell'altra base, ad esempio le terme. Poi per quanto riguarda i banconi, diciamo, aiuto. Siamo messi un pochettino meglio. Bene o male ci sono tutti, tra l'altro questo qui per a giga. Aspetta un attimo però. Se non sbaglio, avevamo anche le sfere tera. Sfera tera. Però ci serve il cemento. Cioè, il cemento dove dovrei recuperarlo, tipo? Perché non c'è una struttura che mi fa il cemento, no? Cavolo. Tocca capire un attimino come si recupera il cemento. Fascia da battaglia di Dig Toys. Attivando l'abilità compagno puoi far roteare Dig Toys ad alta velocità per aumentare l'efficienza della sua trivella. Ah, ok, interessante. Comincia la sbloccanza. Boh. Ci mancano punti, ok. Niente, raga, tocca capire sto cemento dove si recupera. Chip e ascia, accella tutte le attività dei pal nella base relativa alla competenza falegnameria. Va bene. Allora, per il momento, guarda, facci un paio di queste sfere qui. Poi, da ste parti. Questa non la posso riparare, cavolo. Questa però sì. Questa neanche, cavolo, ci manca un sacco di lingotti. Caspita. Ma io avevo lasciato la fornace da qualche parte. Infatti. Stava a dire. Questa non si può fare. Resti carbonizzati, non so se ci servono. Nel dubbio, li lascerei 30 un attimino qui, così magari con calma ce li fanno, no? Poi qui non ci abbiamo uova da schiude. Torniamo un attimino all'altra base, vediamo un attimo se c'è qualche pal da far schiudere. Poi in realtà vorrei provare anche a fare sti boss livello 30. Non sono proprio sicuro che ce la facciamo, però ci darebbero una mano anche per quanto riguarda livellare. Ecco, aiuto. Qua c'è un po' di caos. Allora, possiamo potenziare qualcosa? Ci abbiamo una sferetta di quelle gialle. A più uno. Guarda, a sto punto. 574 di danno, considerando che allo stesso livello questo qui c'ha 277 e mamma mia, incredibile. Allora, abbiamo petti pronti? In realtà no, mancano 23 minuti, va bene. Allora, primo boss, vediamo un attimino. Tra l'altro toccherebbe anche scoprire il resto della mappa qua sotto. Vorrei provare contro questo qui del livello 30, ma per il semplice fatto che c'è il teleporto vicino, quindi in caso tutto va storto, è un attimo più fattibile per tornare indietro. C'è solo la brutta sensazione che c'è one shot, tipo. Un'altra cosa che si potrebbe fare è liberare i pal degli accampamenti dei banditi in modo tale che ci danno un pochettino d'exp, perché purtroppo senza livella è un po' un casino. Guarda quelli, oh mamma mia, sono cattivissimi comunque. Allora, entra nel dungeon. Aiaia. No, wait. Questo tira cose. C'ho due sfere giga. Io vorrei provare a pigliarla quella. E il nostro piccoletto non collabora oggi però, eh. Perché tira i sassi qui? Fortuna che c'è la colonna. Ok, non gli ha fatto proprio tantissimo danno. Io posso sparare anche le frecce, ma...
Nel senso, gli faccio 7. Al massimo lo posso tenere grato su di noi, ma a parte quello. No? Che cavolo? Purtroppo è veramente resistente. Terra erba. Cavolo, non so se serve tipo ghiaccio oppure fuoco. Purtroppo non pia veramente nulla tanto. Sei. Raga, è tipo ultra resistente, tipo. Gli ha fatto uno. No, vabbè, ma che cavolo sei? Fai la lama del fulmine? Ma sa che l'unica skill che gli fa un po' di danno. Ok. Se gli ha fatto un pochettino. Quella di questo qui che comunque, diciamo, col tornado un bel po' di danno glielo fa. In realtà il tipo erba gli fa abbastanza danno. Io purtroppo non gli faccio un cavolo. Se riuscissimo a pigliarlo questo qui sarebbe ottimo. Più che altro perché mi sembra corazzato, cavolo. Cioè, pia un cavolo danno. Vai coi tornati. L'importante è che non ci killa lei, perché altrimenti, raga, è tragico. Grande così. Quella lì, secondo me, quando sarà di livello alto, che gli aumenta proprio la statistica di base di più, no? Con tutti i bonus di danno che c'ha, tra le abilità passive e i potenziamenti che gli abbiamo dato, sarà qualcosa di spettacolare. Cavolo, che botta gli ha tirato, però. Aia! Caspita. La devo togliere nella speranza che magari si cura un pochettino nel tempo. No, per favore, lasciamo stare. Ma perché rincorri me? C'è quello. Aia. Non ho ben capito che è successo. Per fortuna il danno da fuoco, diciamo che un pochettino lo sento. No, 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 no. Via, 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 via. Vai, piccoletto. Noi crediamo in te. Il problema del piccoletto è che oggi proprio va avanti e indietro, ma non attacca. Vai coi tornado. Vedete la differenza? Cioè, quella lì allo stesso livello faceva 16 col tornado. Questo qui fa 8. Perché comunque c'ha tanti, ma tanti bonus da danno, no? Allora, piano piano si sta rigenerando. Se riesco a resistere un altro po'. Certo che però, se mi lasci un attimo in pace. Ok. Era quasi più facile il boss della torre che questo. Fagli la lama del fulmine. Che gli ha fa? Questa skill qui da fuoco non gli fa un cavolo, amico. Cioè, se gli fai questo. Ok. E ci riprovo con lei. Aia. Lo scudo è andato. Se fanno un tornado, diciamo, abbastanza buono, forse ce la facciamo pure.
Ora che è spalle. Cattura 3%. No, no, ho sbagliato. 12%. Dai, raga. Questa che non è tanto fattibile. Per 13% è quasi impossibile. Con queste qui da parliamo proprio. Dai, io posso tipo tirargliele fino a fine dei secoli, ma. Purtroppo. Avevamo poche sfere. Gatto cavolo, era veramente resistente questo qui. Bambotto tipo. Tra l'altro non ho nemmeno visto quanto XP ci ha dato, ma ci manca veramente un casino. Allora, cominciamo ad uscire da qui. Devo dire che come fight è stato abbastanza pesante, cioè nel senso. Mi aspettavo fosse difficile, ma non che fosse così tanto resistente, ecco. Allora, il prossimo è questo qui. Certo che però mi piacerebbe anche fare qualche livello in più. Purtroppo Bushi non livella. È fisso a livello 25 e non ne vuole sapere. Poi ci sono le cassettine dei colpi. Tra l'altro sta lama come il fulmine, cioè non lo so. Cioè ora la fa, prima no. Ma va a capire. E poi sono cattivissimi quelli. Mamma mia che botta. No! Killatemi please. Poi ce ne sono altri, non ci credo. No, ce n'è un altro! No. E vabbè, mamma mia, comunque sta zona è veramente qualcosa di terrificante. Lasciatemi stare, non vaggrate, per favore. Siete gentili. Anche se tecnicamente ho rotto le scatole prima io. Ole. L'armatura mi sa che è bella che è andata. Abbiamo quella delle regioni calde, ma insomma, non è proprio il top. Mettiamola così. Andiamo un attimino a dormire. Aspettiamo che diventa giorno. E poi vediamo dove fai anche quell'altro boss del livello 30. Ma tartaruga, spero che nel prossimo fight sia un attimino più utile, però. Allora. Ci siamo, vediamo un attimino. Allora. Spostamento rapido. Livello 30 e livello 30. Questo qui dovrebbe essere tipo acqua, quindi col nostro tipo erba dovrebbe essere, diciamo, abbastanza fattibile. Però, ecco, questo qui è pericoloso. Ah, tocca mirarlo, tipo. Però gli ha fatto 1000, caspita. Non penso ce la faccio, però ci provo. Ma infatti. 6%. Peccato, vabbè. Almeno Bush ha fatto il 26. Questi qui li facciamo togliere da mezzo allo scoiattolino. Tanto che tornado dovrebbe farcela, spero. Ole. È rimasto solo uno. Va via per favore. Ole. Peccato che questi qui danno pochissima XP. Aia! Mamma che botta, mi sono pigliato. Andiamo via. Vieni qui per favore. E c'è una sferetta là sopra. Tanto lì c'è un accampamento. Sto boss qua sotto, a parte che è bellissimo, tipo. Ma fai prendere la statuetta, per favore. Scusami. Che cavolo? Olè. Caspita, questo è tipo drago, non è tipo acqua. Ok. Può essere potenzialmente un problema, però. Proviamo. Ma fammi scendere, per favore.
Coiattolino, pensaci tu. Un pochettino danno gli ha fatto. C'è da dire che questi qui del livello 30 sono veramente resistenti. Nonostante ci abbiamo tipo 3 livelli di differenza. Io proverei ad utilizzarle però. Ok, un po' di danno gli ha fatto. Tra l'altro c'ha pure fame, non c'è niente purtroppo. Ma gli ha dato fuoco tipo. No, male. Proviamo con la tartarughina. Ma c'è tipo i lanciafiamme di tutte le tipologie tipo. C'è tipo drago, tipo fuoco. Oh cavolo, si è aggirato pure questo qua dietro. Tocca togliere almeno questo perché sennò è un problema. Ok. Aia, lo scudo è bello cantato. Troppo forte. Purtroppo tocca livello prima metà. Temo che per il momento questo boss qui lo dobbiamo lasciare stare. Purtroppo c'è un sacco di attacchi ranged. Poi quando sagrano questi qui da lontano è un casino. Cambia tutto. Non ci credo. Ok. Bene. C'è un sacco di roba poco amichevole da queste parti. Tra l'altro lì c'è una specie di muro di ghiaccio. Spero che non c'è quello che spara le frecce qua davanti, perché sennò è un po' un problema, nel senso. Bene tutto, ma. Toccherebbe anche recuperare le statuette che magari ci danno una mano anche ad aumentare le chance di cattura dei palloni. Purtroppo alcuni hanno veramente poche chance. Poi appena possiamo fare le sfere tera sicuramente ci daranno una mano. Vorrei vedere un attimino qua davanti, no? Se riusciamo a salvare questo pal. Direi sì. Potrei anche utilizzare. What? Ma stanno fightando tra loro, tipo. Aspetta, la balestra. Ok. Aspetta, non mi sa. Purtroppo questi qui hanno veramente poca health. Comunque ce ne sono diversi, quindi non è neanche troppo male. Quello lì non l'abbiamo mai visto, tipo, mi sa. Forse nel deserto l'abbiamo visto, quello lì, può essere. Da quello non c'è un cavolo di vita. Ole. Vieni qui. Chissà che tipo è. Ole. Dazzi. È sempre gentile con i pal solitari. Quando però il pal inizia a diventare appiccicoso, lo fulmina immediatamente a tradimento. What? Ok. 1300 dex, grazie mille. Qua non credo ci sia altro da recuperare. A parte sto zolfo che quasi quasi. Un pochettino lo vorrei anche pigliano. Potrebbe essere utile. Anche se fondamentalmente attualmente ci serve una quantità di metallo veramente assurda, raga. Cioè, tantissimo, tipo. Spero che a un certo punto c'è magari un martello pneumatico o qualcosa per raccogliere il metallo, comunque le risorse minerarie più facilmente. Allora, dove siamo ora? Antico luogo di culto. Guarda, a sto punto quel teleport vorrei pigliarlo però. Non si sa, ma può tornare utile. Un po' più a destra. Se c'è anche qualche statuetta per potenziare le nostre chance di cattura dei pal, non sarebbe male. Purtroppo però non mi sembra di vederne. E sta zona non mi sembra neanche troppo amichevole, in realtà. Olè. Punto sbloccato e già mi sembra una cosa molto positiva. Là ce n'è un altro, tra l'altro. Stovetto.
No, però non è super. Una statuetta. Qui tra l'altro c'è anche un boss. Del livello 28. È 28 tipo erba. Si potrebbe anche provare. Allora, questo si recupera. E qua davanti tipo c'è una nota. Quale? Qua davanti c'è un altro accampamento. Tra l'altro questa zona qui è veramente un sacco pianeggiante. Questa qui pure non sarebbe stata male come location. Tra l'altro c'è anche un'altra nota però. Non so se c'è da Expo, io nel dubbio la piglierei un attimo, non si sa mai. Poi c'è anche la cassetta là sopra. Allora, questa si piglia. Cassettina per noi, speriamo che una di quelle con la chiave, così magari ci dà qualcosa di più raro. Era mega. Quell'albero non so se tipo è in safe oppure no. Tra l'altro lì c'è deserto. Può essere. Sembra di sì. Allora, torno un attimo qui. Andiamo un attimo all'accampamento qua davanti. Ce ne sono un paio di livello 28. Caspita però. Allora, qua ci scende. Ce ne sono un botto, tipo. Attacca quello lì. Questo togliamo di mezzo noi. Ore. Scoiattolino. Guarda quello, ma attacca a me che non gli ho fatto un cavolo. Cioè, nel senso. Che caspita. Ok. Toccato io di mezzo. Quello lì che purtroppo c'è un one shot. E vorrei evitare di fare tipo mezza mappa a piedi. Sapete com'è? Non è proprio il massimo. Potrei provare con una sferetta però. Invece no. Non so dove caspita è volata via. Allora, un altro Dizzy. Peccato. Tra l'altro lì c'è anche un dungeon. Un po' d'exp per noi che comunque fa comodo. Questo dungeon qui che livello è? Livello 29. 29. No, non ci conviene, è veramente troppo. Più che altro vorrei vedere qua davanti perché mi sa che c'è il deserto tipo. Magari però recupero giusto un po' di metallo e ritorno in base. Ci può tornare utile. Non so se effettivamente la mappa lì continui. No, raga, abbiamo trovato la location per il farm del metallo. Guardate qua quanto ce n'è. Qua ce n'è un botto. Mettendo il terminale qui, secondo me, raga, ci fanno veramente un botto, ma un botto di metallo. Allora, salvo un attimo la location. Allora, posizione giocatore. No, indicatore. Ci lascio proprio l'icona della casetta. No, perché qua in realtà è top. Cioè, nel senso, a parte che là c'è un casino di roba da pigliare. Ci sono praticamente un bel po' di sassi di metallo. E già soltanto questi qui, se ce li pigliassero, diciamo i pal. E insomma, raga, in un'oretta probabilmente un bel po' di metallo ce lo fanno. Tra l'altro qui c'è anche l'alberello delle tecniche. Magari c'è qualcosa di buono. Getto di veleno. Impulso oscuro. Getto di melma. Allora, getto di veleno non c'è un caspita di danno. Impulso oscuro 55. Getto di melma 40. Insomma, niente da troppo incredibile. Mi piacerebbe più che altro un teleporto da queste parti, perché sapete com'è? Tornerebbe notevolmente utile. E purtroppo quello più vicino è qui. Però c'è il deserto, sapete che vi dico? Andiamo un attimo qua davanti, diamo un'occhiata, vediamo che livello sono le creature più che altro. E il primo teleporto che troviamo, probabilmente ce ne torniamo in base. Tra l'altro, qual è il problema?
Purtroppo era una regione calda. Ci abbiamo anche fame, ma non credo abbiamo cibo. Purtroppo no. Io spero che niente ci one shot, ma ne sono troppo sicuro. In realtà non sono di livello altissimo qui. Deserto del Crepuscolo, livello 17. Tra l'altro qui c'è anche la tartaruga con, diciamo, l'efficienza mineraria a 3. Probabilmente questa qui poi torniamo a riprenderla. Che purtroppo ora... In realtà qualche sfetta ce l'abbiamo. Ci sono anche i Toco Toco. No, ma cos'è quello? Dumud. Ma va bellino. Raga, è carinissimo, tipo. Fate vedere faccia, per favore. No, 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 no. Lasciatemelo sta. Un attimino che ti salviamo. Aspetta, resisti. Dai, dai, dai. Bravo. Olè. Allora, stellina. No, non mi scappa, per favore. Non mi one shot, eh. No, per favore, torna qui, che se me lo killi... Poi ce lo rosico. Praticamente nella zona deserta si trovano creature, credo, fuoco, terra... Fuoco, terra, elettrico. Vorrei provare con quest'altro, diciamo, è abbastanza efficace. Dai, dai. Ho indebolito un altro po'. Caspita, ho finito le sfere. Che cos'è questa, cavolo? Vabbè, niente. What? Ma perché ora è diventato così? Tipo, cioè... E qua? È così. Nel deserto. Qua fa caldo. Qua fa freddo. Ma mi stai trollando, tipo, cioè, non capisco. Vedi che andiamo in volo, va. E poi come fido. Più che altro vorrei vedere se riesco a trovare magari un teleport. Anche se pure quell'accampamento lì un pochettino mi ispira. What? Ma quelli c'hanno anche i PAL nell'accampamento. Cioè, ma che cavolo? Ma what? No, no, lasciateci in pace, per favore. Non vogliamo niente, vogliamo un attimino trovare un teleport. Ci sarà un teleport in sta regione, tipo, che cavolo. Bracconieri novizi. Là c'è una statua, tipo. Anubis, livello 47, cioè ci sono palle del livello 18 e poi c'è il boss di livello 47, ma che cavolo? Ok. Io non gli andrei a rompere le scatole. Questi qui scoppiano. Quindi non mi ci avvicinerei troppo. Quelli lì, bracconieri che dormono. Qua ricorda tanto una foresta di bambù, tipo. Quello lì non mi sembra troppo amichevole, però. Speriamo che sia di livello basso qui, perché sennò... Isola dei venti Jedi, per fortuna è una zona tranquilla, sono tutti di livello 2. Non dovrebbe essere troppo complicato sopravvivere. L'unica cosa complicata effettivamente è il teleport, che mamma mia, c'è qualcosa di rarissimo. Eppure si dovrebbe vedere, no? Magari salgo in un punto alto e aspetto che diventi giorno. Allora, raga, non vorrei portare sfiga, ma a guardare dall'alto, tipo, mi sa che st'isola non c'ha un cavolo di teleport. E purtroppo noi stiamo senza cibo. E insomma, non è proprio una situazione fantastica, ecco. Sembra tipo la zona iniziale come eravamo noi lì, soltanto che da un altro lato della mappa, ma... Non
Il problema, ripeto, è l'assenza di cibo. Purtroppo non ci sono nemmeno bacche da queste parti. Mi dispiace veramente un sacco per i polli, ma serve un po' d'uova. Messi abbastanza male. Allora, di là c'è una montagna tipo gigante, immensa. E cavolo, non mi sembra proprio semplice la situazione, nel senso. Posso sicuramente fare un altro po' di cibo tipo così. Il cilovetto, per favore. Però comunque ritornare indietro da qui è, mamma mia, a parte lunghissimo, ma non so nemmeno se ce la faccio col cibo. E purtroppo un altro box per i PAL non possiamo farlo, visto che ce ne abbiamo già due piazzate in mappa, no? Quindi o torniamo in volo o torniamo in volo. Poi devo dare anche il cibo a Nightwing, perché altrimenti senza cibo rimane uno di vita. Se qualsiasi bracconiere ci colpisce una volta, ce lo killa e poi tocca fare tutta la strada a piedi. Considerando che stiamo dall'altro lato della mappa, probabilmente non è il massimo. Quindi situazione fantastica. A parte che non so se tipo finisca la stamina in mezzo al mare, se tipo se ne culla oppure no. Ma suppongo lo scopriremo a breve, tipo. In realtà così non consuma stamina. Se sprinto sì. Se sto fermo si ricarica, ok. Fantastico. Speriamo solo che ne esce tipo uno squalo da sott'acqua e ci mangia, perché mamma mia sarebbe veramente. No, grazie. No, cavolo, ha finito il cibo. No, 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 aspetta, aspetta. Tì, magna, magna, magna. Sta tranquillo, va tutto bene. Mica tanto. Questo ci mangiamo noi. L'altro po' te lo do a te. E mamma mia, speriamo che ci basta, perché non so nemmeno come risalì qua davanti, sinceramente. Che poi, tipo, là davanti c'è anche una statuetta, cioè, in mezzo al nulla. Assurdo, veramente. Spero che ci arrivo più che altro. Dai, 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 forza con la stamina, ce la può fa. Resisti, grande così. Sarebbe stato tipo troppo bello se qua davanti c'è un teleport con noi, ma fortunatamente non è così. Che tra l'altro, grande, ci abbiamo trovato tipo due pezzi di pane dentro la cassetta. C'è chi apre le cassette sperando di trovare dei proiettili. No, noi speriamo di trovarci cibo, perché mamma mia, siamo messi veramente maluccio. Tanto qua c'è il pinguino del livello 34, cavolo. Boh, è tipo una specie di labirinto. Un altro Mammorest. Cavolo, questo è livello 37, però meglio non rompergli le scatole. Là c'è un minerale particolare, ma eviterei di fermarmi. È proprio lo stesso discorso, che a parte che abbiamo poca vita, poca resistenza, zero cibo. Questa cassetta però vorrei. Tra l'altro c'è il boss Chillet, però è di livello 36, non 21. Ma in teoria siamo quasi al teleport. Speriamo bene, forse ce l'abbiamo fatta. Cavolo, ho finito il cibo. Però ci siamo. A parte che ci sono tipi pinguini che provano a volare. Però sono pinguini. Non possono. Vabbè. Io mi farei i fatti miei e tornare a casa, che è stata veramente una spedizione infinita. No! Cavolo. Ok. Allora, fammi atterrà, tu vai a mangiare dalla mangiatoia. Allora, ricapitolando, qui praticamente c'è il deserto. Purtroppo non abbiamo un teleporto vicino, però ci sono un sacco di palle interessanti e soprattutto tocca poi ritornarci per quanto riguarda la cattura delle tartarughe che hanno l'attività mineraria del livello 3, quindi per fare poi la farm qua sopra del metallo. Non sarebbe male. Fortunatamente in quella zona, diciamo, abbastanza tranquilla. Però ci spawnano 7, 8, 10 sassi di metallo. Quindi appena possiamo smantellare sta base qua sotto, spostiamo il box per i pal qua sopra. Ci andiamo a mettere praticamente un sacco di pal per quanto riguarda la raccolta mineraria. 5 o 6 li lasciamo per il trasporto. E nulla, a quel punto, raga, secondo me ci producono veramente un botto di metallo. A parte questo, diciamo, ci manca poi da esplorare tutta sta zona qui. Cioè, guardate quanto ci manca da esplorare. Un bel po' della mappa comunque l'abbiamo sbloccato. Toccherebbe trovare magari una creatura volante che abbia anche uno sprint con l'abilità, in modo tale
ci spostiamo un attimino più velocemente. Il servo, per esempio, per questo qui era utile, perché comunque con la carica facevo un sacco di distanze in pochissimi secondi. Era veramente comodo, però purtroppo non vola, quindi diciamo che tocca utilizzare Nightwing. A parte questo, cerco di mandare avanti la base, così quella lì la smantelliamo a breve. A parte questo nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!